Allora, buonasera a tutti. Stasera, come sapete, ci dedicheremo alla fase nascente, ai primissimi anni del festival, dal 71 al 77, con la direzione di Piero Patino, che è il primo direttore artistico. Lo faremo insieme a Rita Giannini, che ha avuto e ha tanti ruoli, molti di voi la conoscono anche meglio di me in realtà, giornalista, scrittrice, collaboratrice per 30 anni di Tonino Guerra, adesso sua biografa, curatrice delle poesie inedite di Giuliana Rocchi, co-curatrice adesso per la regione di una rubrica che si chiama Racconti d'autore, ma soprattutto invitata in questa veste stasera, la veste di osservatrice studiosa del festival, perché negli anni 90 Rita è autrice del libro Una storia meravigliosa, che oltre a che mi ha detto che è stata la sua prima pubblicazione importante, è anche l'unica al momento opera complessiva esistente sul Festival di Sant'Arcangelo. Una rigorosa ricerca d'archivio che si avvale però anche di tante testimonianze dirette, orali, dei protagonisti, anche di queste primissime edizioni di cui parleremo stasera. Allora, come molti di voi sapranno, senza dubbio, il primo direttore artistico del festival, Piero Patino, non c'è più, è venuto a mancare, però con Rita abbiamo pensato che per iniziare questo incontro sarebbe stato bello avere comunque la sua voce e la sua presenza, anche per rendere conto della figura, del tipo di personaggio a chi non l'ha potuto conoscere direttamente. Per cui mostreremo un paio di brevissimissimi frammenti video. Sono proprio veramente pochi minuti, tanto per dare l'idea di chi era e come la pensava Patino proprio sull'inizio di questa impresa del Festival Internazionale del Teatro in Piazza. Giravo con la mia compagnia, che all'epoca si chiamava La 25esima Ora. Era l'estate, sì, fine estate del 1970, e facemmo uno degli ultimi spettacoli al Castello Malatestiano a Rimini. Finito lo spettacolo, che andò fra l'altro abbastanza bene, era una mia riduzione del Decamerone, e si avvicinò un tale che non conoscevo dal pubblico e mi dice: ma hanno detto che lei è l'autore? Sì, è anche il regista, sì, tutte queste cose qua. Mi sa che bello lo spettacolo, lo so, ho fatto io, devo dire. E ci sa che quasi quasi le proporrei di farlo domani in un paese che sta qua vicino a Rimini. E dico: guardi, noi domani dobbiamo stare a Trapani, non possiamo farlo. Se no, guardi, venga, a due passi sta qua, sono pochi chilometri. Si chiama Sant'Arcangelo di Romagna. Io non avevo mai sentito. Sono venuto qua, ho preso la macchina, ho portato questo signore con me. Siamo scesi in piazza, quella grande, Ganganelli. Ho visto questa piazza e ho detto: beh, qua è grande, si possono fare tante cose. Io ritenevo che non si potessero fare molte cose in una piazza così grande, con macchine che passavano, ragazzini che giocavano. Ho detto: beh, andiamo un po' a vedere le altre cose. E mi ha accompagnato a piedi, e quindi alcuni percorsi anche abbastanza faticosi, in 3-4 piazze, che poi ho saputo essere una piazza delle monache, che poi è diventata la mia piazza prediletta, non perché ci fossero le monache, ma perché la piazza è fatta abbastanza bene. Poi Piazza Galassi, con quella torre simpatica, e poi finalmente lo Sferisterio. Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Ma non potevo neppure spiegarglielo, perché per il momento non l'avevo chiaro neppure io cosa volessi fare. So che i posti erano così adatti, direi quasi eccitanti, per fare il teatro, che era mio proprio, il teatro all'aperto, teatro in piazza, teatro in mezzo alla gente e non al chiuso, con il sipario che si apre e si chiude,
tutte queste cose qua. E quindi le ho detto così genericamente, vorrei fare, se si può, alcuni spettacoli in alcune di queste piazze. Dico, vorrei parlare con chi di dovere. Mi armo di coraggio, vengo qua in comune e domando, il sindaco dov'è? Vorrei parlare col sindaco. Salgo su, vado dal sindaco e gli dico che sono di quella compagnia. Dice, ah, ho sentito che poi non l'avete fatto perché piovicicava anche qua. Sì, bene, com'è andata? Dicono così, ma guarda, io sono andato in giro per Sant'Arcangelo e mi è venuta qualche idea per la testa. Ah, bene, dico subito, so che tu sei un compagno comunista. Sì, io sono un compagno comunista. Siamo due compagni comunisti. Mettiamoci subito d'accordo su una cosa, non perdiamo tempo, né tu né io, soprattutto tu che hai dei problemi, no? In città diversi dai miei. Io vorrei chiedere la tua opinione sulla possibilità di utilizzare alcune piazze di Sant'Arcangelo per fare degli spettacoli. Dice, beh, vabbè, si deve fare qualche spettacolo in qualche piazza, si può fare, insomma, non ci sono problemi. Ho detto, no, guarda, ieri sera mi è venuta un'idea, stamattina l'ho elaborata un pochino. Allora vorrei dirti che non è soltanto questo. Voglio fare degli spettacoli che abbiano un significato politico e sociale abbastanza preciso, che siano coerenti e organici col mio modo di vedere, che è anche il tuo, le cose. Quindi, diciamo, teatro in piazza, in mezzo alla gente, sollecitando le reazioni della gente, teatro politico. Allora, comincerei subito con entrare nel merito di questo festival nascente nel 1971, chiedendo a Rita. Noi sappiamo che il festival nasce da un intreccio di una serie di forze, di visioni, di energie, che non sono solo quella di Piero Patino, dal Nuovo Teatro Contemporaneo, ma anche una spinta dai giovani locali, di una Proloco completamente rinnovata, una nuova giunta guidata da un sindaco che stava lavorando in direzioni assolutamente nuove. Però, visto che gli incontri sono incentrati sulle direzioni artistiche, vorrei chiedere a Rita anzitutto chi era, com'era, come lavorava Piero Patino, partirei da lui, anche per spiegare un po' la testimonianza che abbiamo visto. Buonasera a tutti. La testimonianza che abbiamo visto racconta di un Patino che è venuto e tornato a Sant'Arcangelo ben dopo 33 anni che non c'era tornato più. Un Patino che era ammalato, un po' stanco, ma sempre combattivo, e che aveva però col tempo un pochino affievolito il suo rancore, la sua rabbia. La prima volta che l'ho conosciuto io, erano passati 5 anni dal suo ultimo anno di festival, e l'ho conosciuto a Rimini in casa di Ghirardelli primo e di Franca Berti, che al tempo era sua moglie, e quando mi accolse fu molto duro. E la prima cosa che mi disse: hanno mandato una ragazzina, quelli del PC di Sant'Arcangelo, per spiarmi? Io veramente sono qui perché devo fare un lavoro, sto facendo una tesi di laurea e quindi ho bisogno di intervistarla. So che per lei sono, insomma, dei racconti un po'... sono belli e brutti, ma insomma sono racconti che lei non vorrebbe più fare, ma bisogna che li faccia, perché io devo fare questo lavoro. E pian piano si è ammorbidito, ma ci ha messo un po', tutto il pomeriggio ci ha messo, perché la sua rabbia era ancora così forte,
perché lui si era sentito cacciato da Sant'Arcangelo. Quindi l'intervista che abbiamo visto oggi, dopo 33 anni, invece ci racconta un altro Patino ammorbidito e incuriosito. E quando abbiamo preparato questo viaggio siamo andati più volte a Roma, a casa sua, a Genzano, e ogni volta gli dicevamo: Romeo Donati ti aspetta. Ma è vero? Ecco, voleva accertarsi di questo. E quando è arrivato qui, ha incontrato Romeo Donati e l'ha abbracciato, è stato un momento veramente commovente, forte, fortissimo. E ha capito che nonostante il festival l'avesse trattato in un certo modo dopo 7 anni di direzione artistica, qualcuno qui ancora gli voleva bene. E in quella intervista, proprio per raccontare chi era Patino, in quell'intervista, che purtroppo chi la vuol vedere comunque è qui, è a disposizione nell'archivio del festival, ecco, dura 1 ora e mezzo, quindi ci sono delle cose meravigliose, e una ve la leggo, un passaggio, e questo è veramente straordinario. Dice Patino: sapete perché il festival è durato 40 anni, perché è venuto al 40° festival? E sapete perché può durare anche di più? E io sono certo che durerà di più. Perché fin dall'inizio c'è stata un'idea, quella di fare teatro in mezzo alla gente e per la gente. E non per farla divertire, ma per farla pensare. Odiatemi pure, ma discutete, imparate, studiate, interessatevi. Come si fa coi figli? A un figlio gli si dice: studia. Deve studiare per forza, anche se lui non vuole. Non si fa teatro per benevolenza. Poi si può anche andare a ballare. Io non ce l'ho con chi balla, ce l'ho con chi la suona, con chi non vuole che si pensi, che si rifletta, che si discuta. Cioè, mi sembra, io mi commuovo a sentire queste parole, perché quest'uomo che è stato tanto bistrattato ha avuto ancora questa forza di dire: perché un festival? Un festival non è una rassegna di spettacoli che si mettono uno a fianco all'altro. Il festival deve avere un'idea, una sua identità. Altre parole stupende che dicono chi era Patino. Un festival è un insieme, ecco, Romeo Donati gli chiede: ma perché vuoi fare un festival? Che cos'è un festival per te? Un festival, risponde Patino, è un insieme di attività sceniche organiche fra loro, ma lontane dalle forme spettacolari televisive, da quelle più consumistiche e cose varie. Il teatro è per il teatro, è spettacolo dal vivo, di fronte alla gente, in mezzo alla gente. Come faceva un uomo con queste idee a non conquistare Romeo Donati? Romeo Donati, che era diventato sindaco nel 70, ma faceva già parte delle amministrazioni comunali precedenti, aveva già dentro di sé l'idea di trasformare questa città. Non a caso la sua legislatura, insomma quegli anni di legislatura, Romeo Donati gli aveva dato una definizione che era questa, la leggo perché non voglio sbagliare, il progetto della speranza, cioè un sindaco che arriva e ha in testa per la sua città un progetto e lo chiama il progetto della speranza. Quando incontra un uomo come Patino possono nascere delle cose speciali, come è nato il festival. Ecco, tornando a Patino, dunque io posso dire questo. Era un avvocato, e lo racconta lui, successe un fatto nella sua vita che lo segnò al punto tale che decise di non fare più l'avvocato, e lui racconta in questo modo: mi è bastata la morte di un uomo che era un gigante, per dire basta, non faccio più l'avvocato, devo fare qualcos'altro nella mia vita per contribuire a cambiare la società in cui vivo. Lo devo fare nel mio piccolo, non impegnandomi in politica perché non sono capace, ma in quello che so fare, in quello che mi piacerebbe fare. Un po' di teatro, che era la mia passione. Avevo fatto teatro con Arnoldo Foà, con Paolo Ferrari, avevo seguito la scuola di regia di Alessandro Fersen. Insomma, mi sentivo un po' teatrante, quindi il mio impegno doveva passare da lì. La morte di quell'uomo era Che Guevara.
e lui aveva sentito la notizia alla radio mentre era in auto, e da quel momento decise che nella sua vita non doveva più fare l'avvocato, ma doveva cambiare. Si capisce molto quando si dice i primi anni del festival sono anni in cui si fa teatro politico. Allora, non dimentichiamo che siamo negli anni 70, il 68 era appena passato, ma a Sant'Arcangelo ancora quelle ventate di rivoluzione, di innovazione arrivavano in ritardo e ancora erano sospese. Diciamo che Patino da Roma portava una ventata nuova, ma Romeo Donati era pronto ad accogliere questa nuova ventata. Quindi i due uomini coraggiosi si incontrano e l'uomo che li mette in relazione, quell'uomo che cita Patino, è Flavio Nicolini. Flavio Nicolini è a Rimini, vede questo spettacolo della compagnia di Patino, rimane affascinato da questo lavoro, avvicina Patino e gli propone di venire a Sant'Arcangelo a farlo a Sant'Arcangelo, lo spettacolo, e poi di vedere questo bellissimo centro storico che in quegli anni, su cui insomma, in quegli anni si discuteva moltissimo come valorizzarlo, come salvaguardarlo e come dargli una lettura nuova. Ecco, allora, Patino appena vede questa città che non conosceva, appena vede questo centro storico, si innamora subito e non va via, rimane qui qualche giorno, studia tutto quello che... prepara un progetto subito e lo porta a Romeo Donati. E Flavio Nicolini lavorava a Roma, però era spesso a Sant'Arcangelo ed era nella Proloco, e la Proloco che era appena stata rinnovata con un nuovo consiglio, e dava una mano in questo senso, voleva far sì che questa città avesse un'offerta nuova, un'offerta, a quel tempo si parlava più di turismo che di cultura, comunque un'offerta turistico-culturale nuova. Il tutto nasceva da un convegno che era stato fatto nel 69, mi sembra, e in questo convegno si parlava proprio del rapporto tra entroterra e riviera. Ricordo che Romeo diceva sempre i benefici della riviera da noi non arrivano, eppure siamo solo a 10 chilometri. Allora, tutta questa massa di gente che arriva al mare e che la sera molto spesso non sa cosa fare, perché non può venire a Sant'Arcangelo? Adesso ve lo dico banalmente, però in realtà in quegli anni, quando non c'erano gli assessori alla cultura, non c'erano gli assessorati alla cultura, avere un evento culturale era una cosa veramente impensabile. Ecco, allora pensare che per portare nuova gente a Sant'Arcangelo, per valorizzare la città, valorizzare il centro storico, si potesse fare attraverso degli eventi culturali, insomma, era un'innovazione straordinaria. Vi dico solo questo perché in quegli anni ancora non c'erano le estati romane. Allora, si parlò per anni poi di Renato Nicolini, l'estate romana, Roma, questa celebre manifestazione culturale organizzata dal Comune di Roma in vari luoghi monumentali della capitale. Ecco, quelle estati sono partite nel 77. Quindi Sant'Arcangelo ha anticipato di ben 6 anni. Di ben 6 anni. In Italia esistevano soltanto 2 festival, così diceva Patino, che erano i suoi riferimenti. Spoleto, il Festival di Spoleto, e il Festival del Mandorlo, la Festa del Mandorlo di Agrigento, e dove Patino, andò a pescare spesso artisti e compagnie. Quindi immaginate cosa poteva essere per Sant'Arcangelo proporre nel 1971 un festival del teatro. Come diceva Roberta prima sull'attribuzione della dicitura
sorvoliamo, perché io mi sono presa le tirate d'orecchie da parte di tutti, di Patino quando lesse il libro, perché disse: no, non può essere, tu hai scritto che in diverse persone abbiamo avuto questa idea, che in diverse persone hanno pensato di chiamarlo il teatro in piazza. In realtà sono stato io, ho anche registrato la dicitura, quindi quella è mia. Io invece l'avevo, naturalmente avevo raccontato questa storia con tutti i dubbi che c'erano dietro, perché in realtà, parlando con Flavio Nicolini, con Romeo Donati, insomma, questa idea di realizzare degli spettacoli in piazza e di chiamarlo il Festival Internazionale del Teatro in Piazza era venuta in mente contemporaneamente a più persone, e quindi insomma diciamo che sull'attribuzione non andiamo a... Quello che però è vero è che Patino registrò questo nome, e che quando Patino andò via si dovette in qualche modo mettere in ordine le cose, riconoscergli questa sua paternità, e si cercò insomma di regolarizzare questa cosa. E torno un attimo indietro per rispondere alla tua domanda: chi era Patino? Era un uomo molto coraggioso, molto determinato, molto colto, molto intelligente, ma un po' forse troppo temerario e un po' sfrontato, un po' folle. Molte volte era difficile contenerlo. Ecco, il primo anno, adesso qui ci sono delle persone che lo hanno conosciuto e quindi so che potrebbero dire molto più di me, però questo suo modo di puntare i piedi, questo suo modo di improvvisare molte volte l'organizzazione, insomma, aveva delle conseguenze che nei primi anni molto probabilmente si sono sopportate, ma a lungo andare questo suo atteggiamento così volitivo, irruento, insomma, a lungo andare gli è costato molto, e si è reso conto anche lui di questo. E ecco, però voglio dire una cosa: Patino è stato molto sottovalutato, molto, e secondo me è stato sottovalutato come persona, ma soprattutto come direttore. E non voglio accusare nessuno, però quando Patino andò via e il festival ebbe una nuova rinascita, ecco, con questa nuova rinascita addirittura si pensò di cancellare gli anni di Patino. Sembrava che il festival fosse nato nel 78. Si voleva dire che il festival era nato nel 78, perché quegli anni lì, e soprattutto parlo del mondo del teatro, parlo del mondo strettamente teatrale, sembrava quasi che fosse un'onta per il Festival di Sant'Arcangelo, perché Sant'Arcangelo aveva preso un'altra strada e quella precedente doveva essere dimenticata. Secondo me è sbagliatissimo, perché Patino è stato un direttore che esprimeva il suo tempo, quel tempo in cui si faceva quel tipo di teatro. Patino ha portato qui, poi penso che questa sia la seconda domanda, quindi non rispondo adesso, però ecco, ribadisco, forse un po' del suo rancore, aveva ragione di mantenerlo dentro il cuore, perché l'avevano trattato in questo modo, l'avevano un po' denigrato, messo da parte, e soprattutto l'avevano voluto dimenticare. Tra l'altro si tratta di un avvicendamento importante, quello a cui Rita fa riferimento, il 1978, è la direzione di Roberto Bacci, l'arrivo del Terzo Teatro, teatro di gruppo, e è anche vero che attorno un mondo teatrale, ma anche politico e sociale in generale, era completamente cambiato in quegli anni che vanno dal 68 al 77. Però prima di arrivare lì, che poi sveleremo che in realtà c'è anche una connessione tra questi due periodi, gli avvicendamenti delle direzioni artistiche di Sant'Arcangelo, del festival, sembrano sempre, nella sua particolarità, cambiare completamente gli scenari, ma poi se uno va a vedere ci sono delle tessiture, diciamo,
di carattere sociale, politico, abbastanza forti fra i vari periodi. Dicevo, prima di arrivare a questa nuova svolta, volevo chiedere a Rita di approfondire un po' di più il rapporto, cioè come si inseriva il progetto del festival e perché è stato scelto il teatro in quel momento all'interno di un percorso di rinnovamento dei giovani con la Proroco, un percorso di rinnovamento politico-amministrativo con la nuova giunta guidata da Roma Donati, che era piuttosto giovane anche quella, insomma, a livello di età, e con tutta una serie di progettualità sul Sant'Arcangelo e i rapporti con i paesi limitrofi, che era piuttosto innovativa per l'epoca, come diceva Rita, non esistevano i festival quasi in Italia, non esisteva qui l'assessorato alla cultura, c'era proprio una figura che all'interno dell'amministrazione comunale non c'era, per cui quando parla della piccolo, perché io non sono di qua, piccolo appunto per chi non lo sa, quando si parla di rivalorizzazione del centro, recupero del centro storico, è perché a noi adesso lo vediamo così bellino, sembra meraviglioso il centro storico di Sant'Arcangelo, all'epoca non era assolutamente così, magari lo dirai tu, no? Allora, bisogna fare un altro passo indietro e raccontare un po' quello che stava accadendo a Sant'Arcangelo in quegli anni. E vi voglio leggere due brani tratti da un'intervista fatta a Romeo Donati, e Donati dice: amministrare significa avere un progetto, le linee di condotta devono essere caratterizzate da un'idea circa lo sviluppo della città a tutto tondo, culturale, economico-sociale, ambientale, innestare indicazioni, proposte, progetti che permettessero di aggiornare la città rispetto ai cambiamenti. Far diventare Sant'Arcangelo un riferimento culturale e quindi anche socio-economico di una zona molto più vasta. E credo che questo obiettivo sia stato raggiunto. E Romeo continua e dice: sì, ero convinto di ciò che facevo. Andavo in comune anche la domenica, quando c'erano tante cose da fare. Poi però sono arrivato a un punto che non capivo più cosa dovevano fare gli altri e così rischiavo io di occuparmi di tutto. Si arrivava fino al punto di perdere la testa per Sant'Arcangelo. Cioè, un sindaco che dice queste cose è commovente, meraviglioso. E continua: in questo contesto da protagonista devo affermare che mi sentivo carico, determinato. Il coinvolgimento agli eventi sociali e politici, coniugato alla fortuna di avere una certa sensibilità, mi ha permesso di fare tante cose. Voi dite illuminato? Illuminato è una parola un po' grossa. Mi basta dire che ero uno che cercava di vedere le cose prima che accadessero. Questo sindaco meraviglioso, Romeo Donati, qui saluto la moglie e le figlie, aveva la stoffa di un grande sindaco, un lungimirante capace di guardare lontano. Lui non solo ha pensato che il festival portasse una trasformazione alla città di Sant'Arcangelo, ma ha lavorato perché altre trasformazioni avvenissero. Cito la creazione del museo etnografico, cito il convegno sulla poesia, la poesia dialettale, insomma, mi ero appuntata nel dettaglio tutte queste cose, ecco, nel 73. E, ecco, un sindaco come questo era convinto che la cultura fosse un elemento fondamentale per trasformare la città e per farla crescere. E non si era per niente sbagliato. Quindi, quando è arrivato questo ometto da Roma, questo piccolo uomo che qui voi lo vedete perché era estate, vestito tutto di bianco, ma di solito era vestito tutto di nero, col dolce vita nero, proprio come gli uomini del teatro, e quando Flavio Nicolini glielo presentò, Romeo Donati disse: questo è l'uomo che fa per noi, questo è l'uomo giusto, che ha voglia di correre dei rischi insieme a noi. Naturalmente ci furono delle telefonate a Roma, al partito, per sapere se questo Patino, che era iscritto anche lui al Partito Comunista, era una persona affidabile, se ci si poteva, insomma, ci si poteva mettere nelle mani di quest'uomo. Aveva tutte le carte in regola e quindi si decise che gli si poteva dare la direzione artistica,
di questo primo festival, ma gli fu fatto un contratto di carattere privatistico, cioè Patino poteva utilizzare le piazze di Sant'Arcangelo per 9 anni, ma aveva tutto a carico, aveva persino a carico l'affitto degli uffici, la realizzazione di una brochure che non solo doveva presentare il programma del festival, ma doveva presentare la città di Sant'Arcangelo con i suoi monumenti, quindi insomma aveva a carico un sacco di cose, poveretto, e lui accettò pur di far partire questo festival. Quindi 1971, primo festival, e ben 48 spettacoli in 11 giorni. Una cosa impensabile, in contemporanea su più piazze. Lui amava molto, e l'ha anche detto, Piazza Galassi, la Piazza del Campanone, Piazza Monache, lo Sferisterio e la Rocca, perché molti spettacoli furono fatti anche alla Rocca, ai Cappuccini. Sì. Naturalmente il suo tipo di teatro era, lui l'aveva dichiarato, un teatro che fosse politico, che affrontasse tematiche politiche, quindi il folklore anche internazionale, la poesia, il recital di poesia, la musica. Non dimentichiamo che fece venire dei grandissimi jazzisti, Steve Lacy, ma anche Rava, cioè adesso nomi che noi conosciamo, ma al tempo per Sant'Arcangelo erano completamente nuovi. E vi dico velocissimamente, nel 71 48 spettacoli, nel 72 46, nel 73 34, nel 74 38, maggioranza prosa, quindi cominciava a diminuire il folklore. Nel 75 40 spettacoli, anche qui maggioranza prosa, nel 76 42 spettacoli, nel 77 40 spettacoli, anche qui in gran parte prosa. Erano cooperative, collettivi, gruppi teatrali, si chiamavano quasi tutti così, gruppo teatrale Camin, gruppo teatro, teatro insieme, teatro testimonianza, teatro guerriglia. Però pensate che nel 71 con la compagnia Gran Teatro venne Carlo Cecchi, che dirigeva e aveva fatto la regia di questo spettacolo. Venne Raffaele Alberti, nel 72 venne Gaber. Cioè Patino non era uno sprovveduto, si guardava attorno e sapeva scegliere chi in quel momento rappresentava quel tipo di teatro che lui voleva portare qui. Nel 74 venne Raymond Kapp, Raimondi e Caporossi, che a quel tempo la loro compagnia si chiamava Club Teatro, con lo spettacolo Sacco, spettacolo memorabile. Nel 75 li richiama, nel 77 di nuovo. Quindi era anche molto attento a quello che stava succedendo nel mondo del teatro. Era attento alle nuove, alle sperimentazioni, al teatro di gruppo che cominciava a muovere i primi passi. Vi cito altri nomi importanti. Nel 74 con la compagnia Gli Ipocriti portò Lina Sastri e le musiche di Roberto De Simone. Nel 75 Teresa De Sio. Sempre nel 75 vi dicevo Rava, nel 76 Steve Lacy, nel 76 Dario Fo e Franca Rame, Giovanna Marini, nel 76 Beppe Barra, Concetta Barra, Isa Danieli, diretti da Roberto De Simone, insomma era la compagnia teatrale Il Cerchio, che avevano poi, debuttarono in quell'anno lì a Spoleto con la Gatta Cenerentola. Nel 76 l'attore Marco Messeri. Arriviamo poi al 77, io l'ho chiamato il canto del cigno di Patino, perché il 76 era stato un anno critico, ecco, vari anni, ma il 76 era stato veramente l'anno più critico, per tante ragioni, ma aveva avuto anche meno pubblico e anche meno attenzione di stampa. Quindi il 77 era partito male. In realtà il 77 è stato l'anno meraviglioso, l'anno che ha portato grandissimo successo a Patino, e Patino chiamò il Piccolo Teatro di Pontedera, quindi chiamò Bacci, fu lui a invitarlo, e chiamò il Teatro di Ventura, il Teatro delle Briciole e di nuovo Raimondi e Caporossi. Il Teatro di Ventura in realtà
Sì, il teatro di Ventura in realtà doveva sostituire, era chiamato a sostituire un altro gruppo che era mancato, i Foggiani. Però, ecco, quando ho chiesto a Patino come mai ti sei rivolto, e lui disse perché in quel momento era un teatro che cominciava a dire delle cose interessanti. Io le condividevo di meno perché il teatro di strada non era proprio il mio genere di... però bisognava portare anche quel tipo di teatro, perché Sant'Arcangelo doveva avere sempre un occhio sul contemporaneo. Quindi anche questo va a suo favore. Mi guardavo attorno e osservavo i nuovi fermenti, osservavo le idee innovative, anche se restavo legato al mio modo di fare teatro. Però capivo che il teatro di strada e il teatro dei gruppi che cominciavano a muovere i primi passi aveva un senso anche come scelte di vita. Voi sapete che il teatro di gruppo era prima di tutto una scelta di vita, e quindi Patino aveva capito questa cosa. È sufficiente come risposta? Sì, poi devo dire che parallelamente, cioè visto al contrario, da Sant'Arcangelo verso il teatro sperimentale nazionale, italiano, in quel momento, lungo gli anni 70, si specifica sempre più alcune tendenze. Io credo, cioè ho il dubbio che addirittura il Camion, che è un progetto assolutamente... forse uno dei primi progetti di decentramento itinerante per l'Italia di Carlo Quartucci e Carla Tatò, debutti a Sant'Arcangelo, non c'è scritto sui cataloghi, però guardando le date potrebbe essere, e qua parliamo ancora di anni precedenti, 74, Mehmet Perlini, Pirandello Chi, il primo spettacolo di teatro immagine, viene a Sant'Arcangelo dopo 2-3 mesi dalla prima a Roma, per cui cose molto nuove, molto fresche ancora anche per il panorama teatrale nazionale, che trovano casa qui. E c'è da dire appunto che nonostante il 78 sia una svolta che accoglie il teatro di gruppo, terzo teatro e teatro di strada in un primo momento come nuovo paradigma del festival e del modo anche di interagire con lo spazio pubblico e la città, appunto alcune delle maggiori compagnie del terzo teatro arrivano già ospiti nell'anno precedente. In particolare il Detto del Gatto Lupesco, che è non è il primo, ma è uno spettacolo manifesto del Teatro di Ventura. E Pontedera, Roberto Bacci, viene con uno spettacolo di strada, una parata, che è qualcosa di ancora... Diciamo che Eugenio Barba aveva coniato la formula terzo teatro soltanto l'anno prima, nel 76, al Beatles di Belgrado, per cui erano tutti fermenti ancora molto in atto. Però, visto che ho sentito che mentre parlavamo, eccetera, ci sono tante persone che qui... c'erano, hanno conosciuto i diretti protagonisti e sanno insomma direttamente quello di cui stiamo parlando, voglio chiedere se qualcuno ha voglia di portare la sua testimonianza su questo periodo, che è sicuramente ricco sia a livello artistico, teatrale, sociale, politico, per la città di Sant'Arcangelo e per il panorama nazionale e internazionale di fermenti nuovi. Se... c'è un microfono. Sono Remo Vigorelli, sono a Sant'Arcangelo da 1977, non fisso, ma fisso dall'81. Successe così quella volta del Teatro di Ventura. Avevo letto le cronache, io manco conoscevo Sant'Arcangelo, nell'ufficetto super proletario di Treviglio, avevo letto la cronaca teatrale, mi sa, sul Corriere della Sera o non mi ricordo, di questo festival e del fatto che ci fosse un convegno sui giullari. Non era il tema del festival, era una delle tante iniziative. Allora io prendo il telefono e dico: ma come? Noi abbiamo appena fatto uno spettacolo sui giullari, filologicamente perfetto, perché era patrocinato dall'ente studi sul Teatro Medievale di Viterbo, non potevamo cambiare neanche una virgola. Io non si capiva, infatti un'emerita cioppa, perché era tutto in linguaggio, quasi tutto medievale, e non ci avete chiamato. Però avevo capito che quello era un episodio del festival. Due giorni dopo, tra l'altro nel convegno c'era il nostro professore di teatro, da cui eravamo nati alla Cattolica di Milano e poi eravamo espatriati, cioè andati nella provincia.
Due giorni dopo ci chiamano, guardate, c'è un, credo un artista si era rotto una gamba di un malore, un qualcosa, se volete venire giù, però abbiamo solo 1 milione per 2 repliche. Io ho detto, cazzo, pochissimo, ad alta voce, sottovoce ho detto, ma dove mai li becchiamo 1 milione? A un teatro, è uno spettacolo debuttante. E ci siamo fiondati, abbiamo noleggiato un Volkswagen, siamo partiti, addirittura abbiamo dormito solo una notte per risparmiare all'hotel La Quiete, che adesso non esiste più. E abbiamo fatto la pennica su per la Bosca per prepararci alla seconda replica. La cosa più straordinaria, appena arrivati, incontrammo Vandi, il futuro capo operaio, e il geometra Montanari, che ci disse, come lo volete lo spazio di Piazza Monaca? E noi abbiamo, l'aveva già raccontato Silvio, non voglio ripetermi, abbiamo messo la gente sul palco e noi in piazza con la schiena a quella casa che c'è di fronte al convento. E questa cosa fece un po' scalpore, io ricordo, perché il giorno dopo si parlava di questo cambio, non tanto se lo spettacolo era bello o brutto, ma del fatto che avevamo cambiato il punto di vista del pubblico. E quest'anno di poi il nostro spettacolo era molto 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 naif, e però sicuramente ci era costato 6 mesi di duro lavoro, quindi sicuramente era uno spettacolo vero, però dire che fosse proprio bello, no? Lo diventò nei 2 anni successivi. E questo è il nostro approccio a Sant'Arcangelo. E nel 1978, e dopo il grandioso festival del 78 che ancora resta nella memoria di tutti, Patino ci fondò un altro festival a Tivoli e noi ci siamo stati invitati, sempre col Gatto Lupesco e con una parata. E alla fine venne a sbronzarsi con noi in un'osteria, raccontò tutto il suo dispiacere. E lì, perché io a Sant'Arcangelo non l'avevo nemmeno visto, e avevo intravisto Romeo Donati, ma pochissimo, lo conobbi bene nel 78. E c'era un'umanità in quest'uomo che si sentiva defraudato, ma nello stesso tempo riconosceva il valore di quello che faceva Bacci. E la cosa mi colpì molto e rimasi quasi commosso da questa persona. Ok. Mi presento per chi non mi conosce, almeno chi è di Sant'Arcangelo mi conosce. Io mi chiamo Nicoletti Giovanni. Un po' di preistoria. Nel 1971 io ero segretario della sezione numero 1 del Partito Comunista, quella del centro storico, e dal 1 gennaio del 74 segretario cittadino del Partito Comunista e dal 75 anche capogruppo consigliare. Con Romeo Donati andavamo a braccetto, si può dire, e una parte non ancora abbastanza indagata di come allora un affetto importante della città rappresentava il Partito Comunista, oltre il 60% degli elettori in quel periodo, come ha vissuto, come ha discusso e che impatto ha avuto il festival su questo affetto importante di cittadinanza, secondo me è un aspetto ancora da indagare e da conoscere. È molto interessante. Io l'ho vissuto di persona. Un aspetto però vorrei correggere. Non è esattamente vero che allora la Proloco fosse fattivamente coinvolta nel festival. Lo era molto di più la Federazione Giovanile Comunista e 2 allora ragazzi sfrontati, Fabio Biondi, Stefano Bisulli, spesso insieme ad altri andavano a dare una mano, proprio una mano lavorativa, perché i soldi erano pochi e c'era bisogno proprio di gente che desse una mano un po' dappertutto. E per come si poteva fare
davamo una mano con le braccia, oltre che con le gambe. Ma nell'evolversi della, e nella crescita del festival c'era un aspetto che forse Olga si ricorda bene. Allora l'idea di partenza fu questa, cioè partiva una legislatura. Sant'Arcangelo si era spopolato soprattutto nel centro, il suo centro storico, le contrade erano abbastanza vilipese, erano svalutate e si partì da uno slogan, un'idea, non fare come Rimini. Allora si diceva così, cioè non volevamo essere un divertimentificio, come si diceva allora, per attrarre turisti, per attrarre interesse, per attrarre persone. Volevamo essere qualcosa d'altro. E ovviamente la cultura era la prima cosa, ma non era sufficiente. Se pensiamo alle discussioni di allora del piano regolatore, il piano regolatore non solo, al cui interno c'era il piano regolatore del centro storico, e Donati ebbe l'intuizione di chiamare l'architetto Cervellati ad elaborarlo e a firmarlo. Queste sono tappe fondamentali per la crescita di Sant'Arcangelo. Quindi, ecco, queste poche cose se ne potrebbero aggiungere tante altre. La ringrazio molto perché, mi chiedo scusa, l'ho dimenticato, era una cosa fondamentale che dovevo dire, era proprio questo. In quegli anni lì Romeo Donati aveva proprio deciso nei primi anni 70 di attivarsi per la salvaguardia e la valorizzazione del centro attraverso il nuovo piano regolatore generale, aveva chiamato Cervellati, Pierluigi Cervellati, che al tempo era uno dei più grandi architetti del periodo e non solo. E ho anche dimenticato di dire che sempre in quegli anni Romeo Donati fece sì che la biblioteca civica, quindi dove siamo oggi, prima i locali erano dall'altra parte della strada, però fu Romeo Donati che trasformò l'ex dispensa sali e tabacchi nella nuova biblioteca e ne permise l'apertura. Dicevo prima, nel 73 fece sì che si svolgesse questo importante seminario popolare su Tonino Guerra e la poesia dialettale romagnola. Tra il 71 e il 72 fece nascere il Museo Etnografico della Gente di Romagna e anche in quella precisa scelta c'erano dietro delle idee che erano fortissime, perché pensava, dice Romeo, pensavo che il museo dovesse diventare uno spazio educativo, formativo, informativo, aperto al mondo e in primo luogo al mondo della scuola. Quindi favorì anche i lavori per una nuova scuola, la scuola media Sacripanti, anche in questo caso fu inaugurata nel 77, ma anche in questo caso si avvalse di un grande architetto. Quella scuola lì è stata una delle più studiate dagli studenti di architettura italiani, perché è appunto figlia di un grande architetto come è stato Maurizio Sacripanti. Quindi in tutto questo lavoro del sindaco e dell'amministrazione di quegli anni si inseriva anche il festival, che chiaramente aveva questa impronta ben precisa e peculiare. E un'altra cosa che forse non ho detto era che dopo 2 anni della direzione Patino, Romeo e l'amministrazione si resero conto che non poteva più essere dato, un po' perché il festival si stava sviluppando molto, aveva tanto pubblico, era molto seguito, ma proprio per quello che in città stava succedendo, per il coinvolgimento della città e dei suoi abitanti, insomma ci si era reso conto che non si poteva più dare in mano a un privato il festival, era diventata una cosa molto più grande e più importante. Quindi Romeo fece di tutto e battagliò molto, perché in quel momento, in quel periodo, la minoranza era una minoranza che faceva sentire la propria voce in modo molto forte, battagliò molto per far sì che il festival
tutto venisse in mano, venisse in capo al comune. Quindi la terza edizione del festival fu gestita dal comune dal punto di vista organizzativo ed economico con il direttore artistico Patino, a cui fu dato un compenso annuo. Sì? Certo, 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 sì, sì. Ecco, infatti, dopo questo anno di gestione comunale, Romeo capì che il festival cresceva sempre di più, bisognava creare un altro organismo e creò il consorzio. Il consorzio all'inizio ebbe tra i soci la provincia di Forlì-Cesena, che era la provincia di riferimento a quel tempo, il comune di Sant'Arcangelo e il comune di Rimini. Quindi cominciava ad allargarsi anche l'aspetto più istituzionale. Allora, era nata, il festival era nato come una politica culturale effimera e si stava istituzionalizzando sempre più. Naturalmente quegli anni, anche questo chi c'era se lo ricorderà, non erano anni in cui non si discuteva sulla continuità del festival. Si pensava che il festival durante l'anno dovesse avere una sua continuità. Non a caso Patino organizzava i laboratori, non a caso organizzava una specie di concorso che poi durante il festival doveva premiare il vincitore e mettere in scena quello che aveva vinto questo concorso. Non a caso la giuria era una giuria di valore, perché c'era Arnoldo Foà, c'erano metà cittadini e metà forestieri. In realtà da tutti questi laboratori, mettersi in gioco, addirittura un anno lo spettacolo fu fatto per la fiera di San Martino, così mi è stato riferito da Patino. Quindi tutto questo mettere in gioco la cittadinanza aveva un valore ben preciso: far sì che il festival uscisse dal momento estivo. Quello era il momento clou, però durante l'anno doveva avere una sua continuità e vari momenti che continuassero a coinvolgere i cittadini nel teatro e nell'arte scenica in generale. Quindi era già cominciato allora quello che poi negli anni è venuto poi... ci ha messo 40 anni, ancora oggi si discute di questo. Però ecco, i primi germi di quella discussione c'erano già allora. Patino faceva anche una cosa, faceva anche degli eventi collaterali, e vorrei spendere due parole su questi, perché nel 72, mi sembra, aveva chiamato Carlo Levi a fare una mostra e anche a realizzare il manifesto del festival, che ecco. Patino ci teneva molto a queste iniziative collaterali e soprattutto ci teneva molto ad avere, e credo anche l'amministrazione comunale, ogni anno un grande artista che firmasse il manifesto del festival. E quindi ecco, ha aperto il primo festival, il primo manifesto è di Moroni, Federico Moroni, maestro artista sant'arcangiolese, poi Carlo Levi e poi Ennio Calabria e poi via via gli artisti sant'arcangiolesi e non solo. E una pratica questa, una bella pratica che però purtroppo si è persa. Soprattutto io ci tenevo molto che continuasse. Beh, io posso raccontare soltanto i primi tre anni. La Proloco, mi dispiace che Nicoletta abbia demolito il lavoro della Proloco dei primi tre anni, che eravamo solo in nove, e se non c'era il sindaco Donati, Pippo Tassinari e Flavio Nicolini, il festival non partiva neanche il primo anno. Comunque in tre anni la Proloco non ce l'ha fatta più, come dicevi prima, hai detto tutto perfettamente. Donati vide che la Proloco non bastava, anche se dava con l'IPT dava un contributo di 2 milioni all'anno, non era sufficiente per portare avanti un discorso così complesso come stava diventando. Però i primi tre anni la Proloco è stata, fin dal primo giorno, è stata convinta di creare una cosa unica. Non l'abbiamo fatto per fare la festa del borgo,
sapevamo già così il festival, perché Flavio ci aveva ben istruito. Donati ha accettato a braccia aperte questi 9 giovani trentenni che avevano voglia di lavorare per Sant'Arcangelo. Con questa idea noi abbiamo realizzato il festival, con tutti gli aiuti possibili, ma soprattutto del comune. E quindi l'idea rimane importante, anche perché poi, incontrando Patino, che io l'ho sempre chiamato un avventuriero, e se non era un avventuriero nessuno avrebbe accettato un incarico così al buio per inventare un festival Sant'Arcangelo di Romagna. E Patino perché è stato contento quando è tornato a Sant'Arcangelo? Perché avrà detto dentro di sé: tutto sommato ce l'ho fatta. Perché e non è vero che è andato via, come dire, mal visto da molti. Da noi della Proloco è sempre stato il nostro primo, come si dice, il primo ideatore del festival. Per questa cosa noi siamo stati, fin tanto che ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato avanti il festival. Certamente che posso ricordare che, per esempio, alcuni hanno dovuto vendere dei quadri in casa per pagare i debiti degli artisti. Questo non l'abbiamo chiesto alla gente in giro. Ognuno di noi c'era da chiudere un buco e l'abbiamo chiuso. Poi il comune è stato grande, quindi ecco perché oggi, dopo 50 anni, esiste ancora il festival. Ritorna sui manifesti. I manifesti, secondo anche la mia idea, era quella di seguire Spoleto. Spoleto aveva ogni anno un manifesto di un artista. Io mi ricordo che la prima sera che poi in comune è partito l'idea del festival definitivamente, c'era anche Moroni, e io gli dissi: Moroni, dai, Rigo, fallo te il primo manifesto. Il giorno dopo viene su, ecco, lo squillo di tromba, è pronto. E quello è stato il primo manifesto, così, da un'idea semplice. Mi ricordo che c'erano artisti, poi dopo c'era anche Giulio Turcini, ovviamente, che ha fatto la sua parte. E abbiamo seguito questa idea di arricchire il festival con un manifesto d'artista. Purtroppo, come dicevo prima, con l'intervento dei grafici ha snellito questa pratica e ha accantonato la tradizione dei pittori. Grazie. Le mie sono alcune impressioni prima del Festival di Patino, perché l'idea di fare un festival a Sant'Arcangelo era già maturata nei primi anni 60. Primi anni 60 non era ancora arrivata la scolarizzazione di massa, eravamo pochissimi che si andava all'università, e Flavio era un po' il nostro punto di riferimento, nel senso che ognuno di noi era in giro per le università d'Italia e ci si ritrovava alla fine di luglio, i primi di agosto, qui a Sant'Arcangelo. I più vecchi eravamo Edmondo Turci, che adesso è monaco tibetano a Torino, era Nico Casagrande, che è stato poi il collaboratore diretto di Basaglia, poi c'ero io, e noi eravamo tutti e tre del 37. Quindi oggi siamo vivi tutti e tre e abbiamo superato gli 80. Poi del gruppo nostro c'erano dei più giovani, c'era Carichini, che poi ha fatto il professore di lettere, c'era Ciccio Casadei, poi c'era Fernando Gabrielli, ingegnere, e ci davamo appuntamento alle 9 all'arena, vedevamo il film che veniva proiettato, non è che ci interessasse, ma giusto per... E dopo cercavamo di fare tardi, per cui andavamo su dai Cappuccini, La Rocca, Le Monache, insomma
e si chiacchierava, si arrivava su vicino all'acquedotto, vicino a Piazza Galassi, e cominciavano le prime luci sulla Riviera Romagnola e le contrade erano al buio, per cui il discorso veniva: ma possibile che non possiamo inventare qualcosa per accendere e illuminare questi posti splendidi? E questo discorso Flavio, poi ce lo raccontò dopo, cominciò a farlo frullare in testa, lui usò questa espressione. E lui, non è vero che lui incontrò Patino a Rimini. Patino lo incontrò a Roma, perché Flavio, io allora lavoravo già in Rai e da diversi anni, e quindi e lui veniva e ci si vedeva a Roma, come ci si vedeva con Larina, di meno con Tonino. E quindi c'è stato questo il primo incontro a Roma in cui è nata l'idea di inventare qualche cosa per Sant'Arcangelo, è nata. Tant'è vero che poi l'ha rincontrato a Rimini per vedere lo spettacolo che Patino aveva presentato a Rimini. E devo dire che hanno presentato un progetto a Romeo Donati e Romeo Donati l'ha approvato subito. La cosa importante, noi a Roma abbiamo alcuni amici antropologi i quali si domandano come un piccolo paese come Sant'Arcangelo sia riuscito a far creare due iniziative nel 71 in contemporanea importantissime, come il festival da una parte e il museo dall'altra. E io dicevo sempre a queste persone che il merito è del sindaco Romeo Donati. È Romeo che ha approvato tutto subito e si è battuto per questo, un primo discorso, insomma. Quindi purtroppo ognuno di noi dopo agosto doveva ritornare nelle proprie sedi, io a Roma, Edmondo Turci a Torino, Nico Casagrande a Bologna e poi a Venezia, poi a Gorizia con Basaglia. E quindi altri hanno preso, devo dire altri, e quindi Alfonso qui ne è testimone, che hanno preso e hanno portato avanti l'iniziativa. Un altro aspetto, questo poi è incredibile come la vita può creare delle cose stranissime. Patino, siccome era legatissimo alla direzione del Partito Comunista a Roma, e devo dire che dalla direzione del Partito Comunista romano non è che abbiano colto con soddisfazione questa liquidazione di Patino da Sant'Arcangelo. Per rifarsi, il Partito Comunista, la direzione centrale, gli ha creato una scuola di teatro in un piccolo paese del Viterbese che si chiama Oriolo Romano. Dico questo perché uno degli allievi di questa scuola poi è diventato sindaco ed è stato sindaco per 15 anni di seguito, questo piccolissimo paese. E adesso poi siamo anche amici con Italo Corones, adesso non è più sindaco, però poi tenete presente che Oriolo Romano c'è anche l'ex senatore Flamini con l'archivio di Moro, insomma. È un piccolissimo paese, ma è molto interessante, quindi c'è questo legame anche. E l'ho scoperto dopo, questo legame fra Sant'Arcangelo, Patino e Oriolo Romano. Ecco, queste sono delle piccole ricordi, insomma, di quei primi anni prima del festival. Un'altra cosa interessante è
il primo rapporto che ho avuto con Roberto Baggi. E io ero stato nominato da poco responsabile dei programmi radiofonici del Lazio, della RAI, e la prima sera che abbiamo aperto al pubblico Via Giulia è una delle strade più emblematiche della grande Roma del rinascimentale, e ci sono delle fotografie in cui attraversiamo, perché Roma negli anni precedenti non si poteva andare in giro per la città. Il merito dell'estate romana va attribuito prima di tutto a Renato Liconigli, perché è stato Renato che ha organizzato tutto, insomma. Contemporaneamente, ripeto, c'è una fotografia in cui c'è Renato, c'è Roberto e c'è il sottoscritto che stiamo attraversando proprio Via Giulia. Di quell'anno è stata la prima grande manifestazione dell'estate romana. Ecco, questi sono alcuni ricordi. Grazie. Grazie. C'è qualche altro intervento? Se no... Ok, se la sento, se no parlo forte. Io sono Donati Daniela, la figlia, la più grande. Volevo così, non c'entra niente col pezzo perché non è che abbiamo dei grandi ricordi, però volevamo solo dire, innanzitutto volevamo ringraziare per questo continuo apprezzamento che viene manifestato per nostro babbo, ancora oggi a 7 anni dalla sua morte. Ciò ci fa emozionare tanto e soprattutto ogni volta che viene pronunciato il suo nome ci viene una stretta al cuore, sia per tristezza che non c'è più, ma anche per gioia, perché gli vengono riconosciute delle doti che sicuramente erano innate in lui: serietà, onestà, caparbietà, decisione e lungimiranza. È a proposito di questa che mi voglio soffermare. Infatti, proprio per questa specifica dote, è stato l'uomo che era, quella capacità di prevedere ciò che ancora non c'era. Proponeva, portava avanti ciò che aveva intuito, circondandosi e coinvolgendo le persone giuste. Infatti, sapeva leggere, appunto, nelle persone che sceglieva, la loro disponibilità e la capacità di prendere in carico certi impegni. Per quel che riguarda il festival, certamente ci ha creduto per primo, ha accettato le proposte da parte di chi aveva idee innovative. Certo, per la nostra famiglia era parecchio assente, ma a noi ha comunque lasciato un tesoro di vita e penso che i valori siano stati interiorizzati tutti e, come lui ha riconosciuto sempre, la sua famiglia c'era e lo sosteneva. Mi viene in mente quando nei primi anni del festival Direzione Patino, essendo un festival creativo per la gente, con la gente, noi ragazze del 68 partecipammo ai vari laboratori di cartapesta, di costruzione di maschere con calchi di gesso che furono allestiti nelle grotte, ai vari spettacoli teatrali sulle piazze di Sant'Arcangelo come Dario Fo, il Catacali in danza e tanti altri, e dovevamo pagare perché era giusto così per lui. Se ci prestava magari il suo pass era perché lui non partecipava. Questo era nostro babbo. Ringrazio di nuovo e spero che il suo esempio possa essere un esempio per tutti, perché le persone serie fanno sì che il mondo sia migliore e contribuiscono a mantenere la cultura, che è l'unica speranza per un futuro democratico.